città, insomma, dalla grande vivacità culturale? Credo proprio di sì, abbiamo in campo e avremo in campo una serie di iniziative di grande prestigio. Inizierà fra qualche giorno Salerno Letteratura, abbiamo i successi della stagione lirico-sinfonica, una grande stagione di prosa, ed ora con la città teatrale, segnatamente con il Teatro delle Arti, si intraprende un nuovo percorso ricco di episodi suggestivi che ascolterete nel corso dell'incontro. Li troverete sul sito, naturalmente, e potrete scegliere. Io parteciperei a tutti, francamente, ma comunque ce n'è per i gusti anche più sofisticati e raffinati. Direttore, torna la stagione teatrale al Teatro delle Arti. Quali sono gli appuntamenti in cartellone? Gli appuntamenti sono 10 in cartellone più uno fuori abbonamento. E credo siano tutte proposizioni che noi abbiamo ricercato in questo periodo di tempo, questo lasso di tempo dove il lavoro era già in scena. Qualcuno invece debutta proprio da noi, Danilo Fantastichini e Serena Autieri, che debuttano proprio dal nostro teatro, quindi saranno qualche giorno in più proprio perché faranno le prove generali da noi. E credo che sia una stagione che quella che desidera il pubblico che viene al Teatro delle Arti, una stagione attrazione risata, ma anche qualche momento di emozione bello, come da qualche anno stiamo proponendo. I personaggi sono quelli che sono nomi certi, sono nomi sicuri, sono lavori che abbiamo visto, visionato e quindi, ti ripeto, tranne i debutti. E il Teatro delle Arti si pone di nuovo al centro di questo meccanismo progettuale della cultura salernitana, con una prossima stagione anche di danza, con la stagione a teatro con mamma e papà per i bambini delle fiabe, con una rassegna in vernacolo di 4 proposizioni artistiche e soprattutto devo dire con il cinema, che sta avendo un grande successo da noi, il film di qualità, film del sé, film che ovviamente sono partecipanti e vincitori dei festival. E oltre a tutto questo ci sarà questa aggiunta finale che sono i libri e sono le forme d'arte di pittura e scultura che stiamo presentando. Diciamo che è un quadro completo di un teatro multidisciplinare che si distingue sempre di più a livello, diciamo, sicuramente centro-sud, ma direi anche nazionale, perché un teatro che propone così tante discipline non è di uso comune.